Brindiamo, ha usato una peretta come shaker per servire un cocktail. Va benissimo, uno vale l'altro. Insomma, un po' schifo come idea, eh. Cos'è? Un onomastico compleanno. Professore, lei è veramente imbattibile. Complimenti. Cosa state festeggiando? Stiamo festeggiando un momento veramente particolare. Siamo qui per comunicare a tutta la comunità scientifica una grande scoperta. Chi l'ha fatta? Che io, professor Helmut Alzheimer, e la mia equipe abbiamo compiuto. Bravi. E adesso ve la illustreremo. Che cosa riguarda la scoperta? Trattasi del polmone. Cosa avete scoperto? Dottor Citrangoli, parli lei del polmone, illustri e poi entriamo nei particolari. No, il dottor Citrangoli ha indicato lei, purtroppo. Dottor Citrangoli, il polmone, parli del polmone. Mi è stato tolto questo privilegio di parlare per primo, prego. Io sono il dottor Minchiolli. Per favore, dottor Minchiolli, non mi confonda sui nomi, venga qui e illustri il polmone. Lasci perdere il dottor Pivetta, se l'ho detto a lei è per farle quasi un favore. Giusto, bravo professor Alzheimer. Allora, sentiamo questa scoperta. Potessi parlare io per primo. No, e lei non parla, dottor Pivetta. Parla il dottor Puleggia, avanti. Chi? Non era... Minchiolli. Il polmone. Il polmone. Ecco, ma lo saprà? Il polmone non è altro che un apparato che racchiude altri apparati molteplici. È una scatola cinese. Come attorniati da una membrana. Una membrana che si... Non è altro. È che è un osso. Cosa? Un polmone lungo. Un osso lungo. Il polmone. Chiaramente dell'apparato scheletrico. Scusate, prima mi sono lasciato prendere dalla fascinoneria della domanda. Ma adesso invece. Adesso la sa. È un osso lungo. Per arrivare all'osso lungo. E da quando è un osso lungo il polmone? Da svariati millenni. Da quando l'uomo quadrupedus si mise erectus. Questo perché c'era gente. Poco raccomandabile, per cui si mise erectus per guardarsi meglio alle spalle. Ma cosa? Professor Alzheimer! Io... Dottor Ciardi, lei è veramente un immenso ignorante. Dove ha studiato? No, l'ha chiesto a lei, dottor Ciardi. L'ho detto a lei, dove ha studiato, come ha studiato e perché ha studiato. Ecco, ce lo dica. E con chi ha studiato. Lo dica in televisione. Ammesso che abbia studiato. No, non faccia quella faccia, dica. Non ho potuto studiare. Come non ha potuto studiare? Perché? Scusi, cosa ci fa in sala operatoria? Perché non ha potuto? Non ho potuto studiare perché in quel periodo che avrei dovuto studiare la mia ragazza era ninfomana. Ma che motivo è? Non mi ha passato neanche il numero di telefono. Ma senta, anche lei. Ma scusi. No, perché avevo detto se io lo potevo passare, perché l'ho passato a lui sapendo che poi al dottorino l'ha passata. Ma professore, solo per accertarmi che la merce non fosse avariata. Ma che merce? Dopodiché l'avrei avvisata. Era buona. Però non l'ha avvisato. Mi sono scordato. Comunque complimenti per questo ciondolo, veramente. Cos'è? Bello. Che ciondolo? Cos'è, africano? È stato in aria. Azzecco, È stato in azzecchia. Bravo, stadio. Scusi, professore, se le faccio notare che questo è un banale stetoscopio. Lo so pure io. Stetoscopio. L'invenzione del 1790. Ma se non ne so nulla io, cosa serve? Serve per auscultare cuore e polmoni. Ma scusi, lei è un luminare. Si inventano delle cose e non mi si dice niente. Ma come niente. Si inventano? È tre secoli che c'è. Il cuore. Funziona, Il cuore, il intestino. Sì. No, professore, questo lo tengo io. Se vuole glielo regalo, professore. Avanti, illustri lei il polmone alla comunità scientifica. Allora, di una banalità. Si discosti, dottor Cicciocis. Concertante. È russo. Allora, il polmone è quell'organo che serve per consentire la respirazione. Era semplicissimo. Facilissimo. Bravo, dottor Pivetta. Non ho capito male. Dottor Pivetta, lei con che punteggio si è laureato? Beh, professore, con 110 lode. Bravo. Lei è veramente un insopportabile saputello. Le leggo la boria negli occhi quando dice 110 lode. E sa cosa facciamo adesso? Io e il professor Sistanuri. Adesso prendiamo l'osso lungo, prendo il polmone e le ramazziamo nel filone. Ma solo perché ha studiato? La facciamo dopo. Ma non è quello il polmone. Sistanuri, cosa fa? Tenga. Quello grida senza essere picchiato.